Io faccio le mie cose. Ah, è partito, niente, va bene. No, sei tranquillo, hai un extra bonus, okay. Perché devi parlare di Crisa Fulli. Io non, in realtà non, fino all'altro ieri non avevo nulla da dire, diciamo che vado là e non ho nulla da dire. Poi fortunatamente il Partito Democratico dà sempre dei spunti per... Ringrazio. Allora, nel ragionamento che faccio sempre sull'iPad, perché io non sono dell'UDC, nel 2013 Rosy Bindi si candida alle elezioni nazionali in Calabria, riporta Tirio Bolzoni su Repubblica che in piena campagna elettorale la Bindi ammette candidamente di non sapere nulla di mafia, che è, tra l'altro è un gran bel messaggio da fare in campagna elettorale in Calabria. Qualche giorno fa sapete che è stato eletto il presidente della commissione antimafia e chi è stato? Rosy Bindi. Ora, la sera del 9 settembre nell'82 a Palermo una mafia uccide il generale Dalla Chiesa. Qualche ora dopo qualcuno si impossessa di tutti i documenti del generale che il generale teneva dentro la cassaforte e li fa sparire. 23 maggio 92 la mafia uccide Giovanni Falcone. Qualche giorno dopo qualcuno cancella tutti i file che si trovano dentro i computer del giudice Falcone. 19 luglio 92 la mafia uccide il giudice Paolo Borsellino. Qualche minuto dopo qualcuno prende l'agenda rossa di Borsellino e la fa sparire. 15 gennaio 93 viene arrestato dottor Rina. I carabinieri entrano in casa di Rina incredibilmente un mese dopo circa. Dentro la casa di dottor Rina non ci sono più immobili e qualcuno ha imbiancato le pareti. È evidente che la mafia, con l'aiuto di qualcun altro, è riuscita a tenere in pugno questo paese, perché la mafia è efficiente, competente e meritocratica. Totorina, quando doveva fare un omicidio, non mandava un killer che tre giorni prima diceva: oh, io di armi non ne so niente. Proprio a me... Ti dirò di più, io quando vedo il sangue svengo, non ce la faccio. Oppure non prendeva un killer dicendo: guarda, c'è Pasquale che è da un anno che non spara e lo dobbiamo mettere da qualche parte questo qua. Un omicidio glielo dobbiamo dare. Perché se fosse stato così, Rina sarebbe un pacifico contadino in pensione a Corleone, non sarebbe stato per anni il padrone del paese. Quando nell'88 il procuratore Caponnetto lasciò la procura di Palermo, immaginava, sperava che a sostituirlo sarebbe stato il migliore, il più competente, il più bravo giudice di mafia, che era Giovanni Falcone. E non fu eletto Falcone, fu eletto il giudice Meli, la scusa ufficiale perché la regola era per anzianità, vinceva il più anziano. Ora, voglio precisare, Meli non è un mafioso, non era un giudice disonesto, era uno che non aveva capito cos'era la mafia. Il risultato era che a Falcone arrivavano dossier su indagini sulle auto rubate, sui motorini rubati, a Falcone. Ecco, conclude e poi dico qualcosa su Crisa Fulli. Per sconfiggere la mafia bisogna essere efficienti, competenti e meritocratici come la mafia. Chiudo dicendo di Crisa Fulli. Crisa Fulli si è candidato, ho saputo ora, mi ha detto che è confermato, è presidente provinciale di... No, ma racconta perché tu sei arrivato qua, la prima Leopolda e parlasti di lui. Sì, no, c'è Crisa del tenero Fulli. Tra di voi, c'è del tenero. Sì,
Crisa Fulli, io c'avevo Andreotti, ora ci ha lasciato, e ora io passo a Crisa Fulli. Crisa Fulli, prima di candidarsi alle elezioni provinciali come segretario di provinciale di Enna, perché alle nazionali non si può, il PD ha detto no, però alle provinciali sì, in Sicilia sì, no? Lui disse: io a Enna vinco col maggioritario, il proporzionale e con il sorteggio. Cioè io vinco col maggioritario, il proporzionale e con il sorteggio, grazie Davide. Che è molto divertente se l'avessi detto Fiorello, però l'ha detto uno che qualche anno fa è stato beccato dai carabinieri di Pergusa a parlare con Raffaele Bevilacqua, che è un mafioso, e parlava di raccomandazioni di appalti. Diceva, il mafioso chiedeva a Crisa Fulli: ma questa appalta a chi l'hai dato? E lui diceva: l'ho data a questa azienda, non mi rompere i coglioni, si fa come dico io. Il Crisa Fulli al mafioso. Ora io mi chiedo, e lo ripeto, sarò retorico, scusate, ma come, ve lo dico alla siciliana, ma come minchia fa il Partito Democratico ad avere uno come Crisa Fulli? Il Partito Democratico indirettamente era il partito di Pio La Torre. Pio La Torre. Epifani, leggiti la biografia di Pio La Torre e getta calci nel sedere Crisa Fulli.